Si gioca tutto dagli 11 metri. La distanza che può portare verso la gloria o le critiche, gli allori o la sconfitta. Tenetevi forte. Questo è il calcio, il dramma di questo sport, allo stato puro. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. L'ha messa dentro con grande sicurezza. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Mbappé è concentratissimo. 1-1. Freddissimo qui. È 1-1 adesso. È riuscito a riequilibrare l'incontro. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. Si prepara a battere il secondo rigore. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Cavani sta per calciare il secondo rigore per la sua squadra. Palo! Il portiere può festeggiare. Ha cercato la precisione. Il legno gli ha negato il gol. Si segna da un grande vantaggio la squadra, un doppio vantaggio. E a quel punto sarebbe davvero rassicurante. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. Sono sotto di due gol. Devono segnare questo rigore per cercare di riaprire la partita. Palla da una parte, portiere dall'altra. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. E qui hanno la possibilità di allungare e di ipotecare la vittoria. Rigore importantissimo. Grande parata. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Il quarto rigorista designato si appresta a battere. Portiere spiazzato e palla dentro. E così siamo sul 3-3. L'ultimo dei cinque rigoristi si prepara a calciare. Spiazza il portiere in sacca. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Se questo pallone non entra, la partita è finita. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. E ora chi sbaglia ha perso. Portiere trafitto alla sua sinistra. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Alessandro tirerà il settimo rigore. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. È rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Danilo si fa avanti per tirare l'ottavo rigore. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. È dentro, c'è ancora speranza. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. I tiratori sono quasi finiti, siamo al numero 9.
Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Freddissimo. Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Due portieri di fronte. Una scena abbastanza inusuale. Una sfida di nervi e di testa fra i due. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Tutti i rigoristi hanno già tirato, ma non è finita. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto, il portiere non è riuscito a deviare. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. Freddissimo. Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Cristiano Ronaldo sarà il prossimo a tirare. Troppo alto sulla traversa. Ci ha voluto mettere forza e ha colpito troppo sotto il pallone. Non deve far entrare questa palla o è finita. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Paolo Dybala calcerà dagli 11 metri. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Pjanic si fa avanti per battere il rigore. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. È rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. E con questo tiro ha deciso la partita. Una grande vittoria ottenuta grazie anche alla freddezza dal dischetto, grazie ai calci di rigore. I rigori non sono una questione di fortuna, richiedono freddezza, tecnica, coraggio e questa squadra ha dimostrato di averne in abbondanza.